sono stati la prima coppia di sposi canonizzata in epoca moderna. Parliamo di Luigi e Zelia Martin, genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino, proclamati santi da Papa Francesco lo scorso 18 ottobre. La diocesi di Vallo della Lucania ha deciso di accogliere in queste settimane le reliquie dei santi, in un itinerario che da Vallo della Lucania, dove sono giunte lo scorso 16 gennaio, toccherà le comunità di Laurito e Montanantilia dal 20 al 21, San Martino Cilento e Rutino dal 22 al 24, Agropoli dal 25 al 27, Rocca d'Aspide dal 28 al 29 e al Santuario del Getsemani il 30 del mese. Per volontà del vescovo Ciro Miniero, le reliquie saranno ospitate direttamente presso alcune famiglie delle rispettive comunità per segnare un'apertura profonda e sincera ad una famiglia dei tempi moderni riconosciuta santa. Un segnale importante in un'epoca in cui viene continuamente messo in discussione il ruolo e l'importanza della famiglia nel tessuto sociale e civile, uno stimolo a vivere quindi nella quotidianità la presenza viva del Vangelo nelle case.